io sono Vincenzo Truppa e sono il compagno di classe di Luigi. Quindi anch'io frequento un liceo a indirizzo scientifico di classe seconda B. Anch'io ho deciso di intraprendere volontariamente la strada del latino e, come la mia compagna ha detto, è una strada comunque affascinante, perché è una, non mi ha minimamente terrorizzato l'idea del latino, perché comunque mi risultava un vantaggio quello che mia madre me ne parlasse già da bambino come una lingua seppur tanto antica, così tanto importante. E quindi ho affrontato questo grande problema per chi decide di intraprendere lo scientifico tranquillamente. Poi, per quanto riguarda la mole di studio, magari voi avete sentito da qualche conoscente, parente, che questa scuola assegna una mole di studio abbastanza elevata, anzi è stata definita come scuola Lager, ecco. Non è esattamente così, perché questo è un istituto serio, che chiede serietà dai propri studenti e quindi che debbono intraprendere il proprio percorso di adolescenza, soprattutto nello studio, perché se si crede che ci si possa iscrivere a questa scuola così tranquillamente, non è così. Soltanto se hai una grande passione per lo studio, una grande predisposizione per certe materie, allora questa è la scuola che fa per voi, perché è una scuola comunque seria, che richiede impegno, ma che comunque, date un'organizzazione precisa il pomeriggio e una serenità, è possibile superare. L'ultimo consiglio è il sorriso, perché veramente se si inizia la giornata col sorriso, allora è molto più facile finirla col sorriso, terminare col sorriso. Altrimenti, se si inizia già a pensare oggi ho 3 verifiche, 3 interrogazioni, allora si va a dormire col pensiero domani ho ancora 3 verifiche, 3 interrogazioni, e allora iniziamo con un bel sorriso, così tranquillamente affrontiamo il proprio destino e così. Semplicemente sorriso, impegno e desiderio di apprendere. Ho finito.